Sono 4.814 le prestazioni di telemedicina erogate dalle farmacie dei servizi nell'ultimo anno, così come sono 79.000 le prenotazioni CUP nel periodo compreso fra gennaio e maggio. Questi alcuni dei numeri della farmacia dei servizi che la Regione Marche ha avviato per prima in Italia, sperimentando nuove prestazioni della farmacia di comunità con Federpharma Marche ed Assofarm. Una quantità di servizi che in alcuni casi ha ridotto di quasi il 20% le liste d'attesa ospedaliere. Siamo una delle prime regioni italiane ad aver esteso questo servizio territoriale, quindi la capacità di eseguire l'olterpressorio cardiaco, l'elettrocardiogramma nelle farmacie, ha reso il nostro servizio veramente capillare. Questo modello è un modello che verrà esteso a livello nazionale, cioè sono stati già degli incontri con la conferenza degli assessori. E quindi noi ringraziamo tutti i farmacisti e le farmacie che anche durante il Covid hanno eseguito queste prestazioni, soprattutto in fatto di vaccinazioni. Naturalmente è un modello che tende, allorquando arriveranno i medici, e questo è previsto nei prossimi anni con un aumento della spesa sanitaria per assumere il personale, sarà un modello che naturalmente dovrà essere superato allorquando il sistema pubblico avrà tutta la capacità organizzativa di garantire le prestazioni. Ad aderire sono state 295 farmacie delle 539 presenti sul territorio marchigiano, ovvero il 55%. Il 33% sono farmacie urbane, il 22% sono farmacie rurali. Tra i servizi erogati nell'ultimo anno, 1.658 holter cardiaci, 1.479 holter pressori, 1.550 ECG e 123 spirometrie. Delle 4.800 prestazioni, più di 900 hanno avuto un referto con indicazione di approfondimento medico e 39 hanno avuto assistenza immediata. Direi che la telemedicina è attiva in circa 200 farmacie a livello regionale, quindi più di un terzo delle farmacie. I servizi di front office sono attivi in tutte e 300 le farmacie che sono state attivate praticamente. Il CUP è attivo in 388 farmacie, quindi quasi il 75% delle farmacie. E devo dire che la risposta è maggiore nelle aree interne e rurali che in quelle costiere urbane. Quindi questo è un segnale di ulteriore positività che ci rende orgogliosi. La telemedicina, il CG, oltre il pressorio, oltre il cardiaco, che sono quelli dove c'è anche la maggior difficoltà di trovare una prenotazione al sistema pubblico, e quindi le farmacie hanno dato un sostegno che abbiamo visto in alcuni servizi arrivato anche al 20% del totale, quindi molto importante. Fondamentale in una fase come quella che stiamo vivendo rafforzare la risposta attraverso tutte le varie sfaccettature e tutte le varie strutture che noi abbiamo sul territorio, quindi dai medici di medicina generale ai distretti, alle farmacie, che tutti insieme possono aiutarci a ricostruire un sistema all'interno del quale diventa più facile sia la presa in carico sia l'abbattimento dell'inappropriatezza delle prestazioni, la riduzione e la contrazione delle liste d'attesa e soprattutto anche la contrazione dei tempi per fornire delle risposte.